Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, rieccoci qui un'altra volta, ore 16, per parlare insieme di carte Pokémon. O meglio, oggi più che parlare di carte Pokémon, andremo a parlare del collezionismo che riguarda le bustine sigillate di carte Pokémon, i cosiddetti pacchetti sealed. Tanti di voi la fanno, c'è chi colleziona solo quelli vintage, chi fa quelli moderni. Parliamo ovviamente degli artset completi delle varie espansioni Pokémon. Coglierò quindi oggi questa occasione e vi farò vedere anche due ottimi prodotti della Masterfill che potete trovare sul negozio The Poké Hunter Store, come sapete è lo store con il quale collaboro, dove utilizzando il codice Profeta3 avrete il 3% di sconto su tutto quello che andrete ad acquistare, compresi questi prodotti che vi farò vedere oggi, che sono l'album, il collezionatore, un bel classificatore molto elegante, molto pesante, ma veramente fatto bene, della Masterfill, e i vari fogli di plastica, appunto, che vanno messi dentro questo album, all'interno dei quali potete appunto mettere le vostre bustine. Quindi questo video spero che vi interessi, spero che vi piacerà. Detto questo, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e se vi va attivate anche la campanella, così sarete sempre aggiornati su tutte le novità di questo canale. Io vi ricordo che qualche giorno fa abbiamo fatto una live insieme, dove abbiamo aperto un box completo di evoluzioni etere da 36 pacchetti in lingua italiana e che tra qualche giorno faremo un'altra live insieme dove andremo a spacchettare altre cose di evoluzioni etere, tra cui anche gli ETB. Detto questo, non perdo ulteriore tempo e andiamo a vedere insieme questa collezione. Eccoci qua, come vedete da fuori già questo collezionatore molto molto grande, ma molto bello, molto elegante, fa sicuramente la sua bellissima figura. Eccolo qua, come vedete quindi è già l'album, questo della così Top Binder Masterfill, come vedete qua, è già all'interno di una custodia e adesso ve lo tiro fuori e andiamo a vedere insieme la collezione. Eccolo qui, questo è il nostro classificatore Top Binder. Come vedete c'è anche un foglio bianco così di suddivisione, diciamo, tra la copertina e le pagine. Eccoci qua, questo è l'album aperto, ve l'ho messo in questo modo così vedete bene tutti gli artwork di tutti gli artset. Qui ho messo i pacchetti un po' più vecchi che ho, poi abbiamo evoluzioni. Sole Luna, che purtroppo è composto da 5 artwork diversi, come anche altre espansioni, e in questo caso ho lasciato 3 appunto slot liberi, perché se no poi andrei a sfasare tutto l'album. Qui invece abbiamo Guardiani Nascenti, qui abbiamo Ombre Infuocate con questo bellissimo oh, poi Invasione Scarlatta, Ultra Prisma. Eccolo qua, Apocalisse di luce, Tempesta Astrale con il bellissimo artwork di Rayquaza, Tuoni Perduti con Celebi e Lugia, e poi abbiamo gioco di squadra con Venusaur, Celebi, Zekrom, Pikachu, Snorlax, Eevee e Gengar e Mimikyu. Poi abbiamo Legami Inossidabili, Sintonia Mentale. Tutti per fortuna composti da 4 artwork, Eclissi Cosmica con Blastoise e Piplup e il Baby Trio, Spada e Scudo con questo bellissimo Snorlax Gigamax, eccolo qua, Fragore Ribelle che devo completare ma per fortuna si trovano ancora senza problemi, Fiamme Oscure con il nostro Charizard, Futuri Campioni con Alcremie qua in basso a sinistra, Voltaggio Sfolgorante ovviamente con Celebi e soprattutto con il nostro Pikachu Ciccione, e poi abbiamo Destino Splendente anche qui con Charizard. Arriviamo quindi poi a Stile di Lotta, Regno Glaciale che come sapete purtroppo è formato da 5 artwork diversi, quindi qua ho messo 1, 2, 3, 4. In questo caso ho messo il quinto qui, ho lasciato qui il vuoto per poi mettere le ultime 4 di evoluzioni etere.
Come vedete, tutti i fogli sono molto solidi, veramente fatti molto bene, della Masterfeel, così come l'album. E vi ricordo che questi due prodotti, appunto, li potete trovare entrambi sul sito The Poke Hunter Store. Codice sconto PROFETA3 e avrete un 3% di sconto. Eccoci qua ragazzi, questa era così la mia collezione di pacchetti Sealed, come vedete molto recente perché purtroppo i pacchetti più vecchi non li ho, ma come avete visto nella prima pagina comunque avevamo qualche bustina di XY, Colpi Furiosi, XY Vapori Accesi, Furie Volanti, Antiche Origini, Nero e Bianco Vittorie Regali, Nero e Bianco Destini Futuri e Nero e Bianco Nuove Forze con questo bellissimo Cobalion in copertina. Questi pacchetti ero riuscito a trovarli in edicola a gennaio di quest'anno. Per un paio di settimane la Jedis aveva rimesso in commercio questi pacchetti che si trovavano in coppia e quindi ero riuscito a fare degli ottimi acquisti per quanto riguarda, non diciamo il vintage, ma comunque delle espansioni che ormai erano totalmente fuori produzione. Finora, ragazzi, abbiamo parlato di pacchetti Sealed da un punto di vista collezionistico. So che sicuramente molti di voi mi faranno delle domande anche da un punto di vista invece di investimento, del valore collezionistico più monetario, diciamo, e meno estetico. Beh, possiamo dire che per quanto riguarda il moderno, ovviamente dovranno passare anni, anni e anni affinché i pacchetti Sealed di oggi possano avere un minimo di rivalutazione. Questo è fondamentale ed è un aspetto da sottolineare. Discorso diverso per espansioni che ovviamente non sono vintage, ma che sono ormai datate 2, 3, 4 anni fa, perché come è successo nel caso di evoluzioni, potremmo assistere ad una lieve rivalutazione rispetto al prezzo di uscita. Facciamo un esempio, pacchetti come quelli di Eclissi Cosmica, che si trovano comunque tuttora in edicola, non dico tra 2 mesi, non dico tra 6 mesi, non dico tra un anno, ma magari tra 2, 3 anni, se adesso li trovate a 5 euro circa, potrebbero magari trovarsi a 8, 9, 10 euro. È una cosa che è già successa per altre espansioni. Ho fatto l'esempio, diciamo, di Eclissi Cosmica non a caso, perché secondo me del periodo Sole e Luna, insieme forse ad Ombre Infuocate, in quel periodo lì è forse il set un po' più interessante. Beh, occhio ragazzi, il mio consiglio è quello magari. Una volta che vi siete fatti la vostra collezione con tutti gli artset diversi, se vi va di tenervi uno o due artset completi di qualche espansione un po' più interessante che conteneva appunto carte di maggior valore, potreste farlo e sicuramente non è un'idea così malvagia. Aggiungiamo inoltre che un domani rivendere un artset completo di un'espansione sarà sicuramente più facile rispetto a vendere un pacchetto singolo. E questo è già adesso così, se voi andate a farvi un giro su Card Market o anche su eBay, vedrete che la maggior parte dei venditori di pacchetti Sealed cerca sempre di vendervi l'artset completo, proprio perché sa che chi colleziona pacchetti cerca di avere tutto l'artset insieme completo e non a comprare il singolo pacchetto, a meno che non manchi nella loro collezione solo quel singolo pacchetto. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like. Per oggi è davvero tutto. Grazie mille, ciao a tutti, alla prossima. Ciao.